Ben ritrovati in questo nuovo video, carissimi amici. Oggi guardiamo due aro commemorativo in fondo specchio della Città del Vaticano. Abbiamo Conio 2021, come tema abbiamo il 450° anniversario della nascita di Caravaggio, moneta emessa con scatola, confezione e certificato, come fa sempre il Vaticano. Questa è la parte frontale, devo dire bellissima, abbiamo Conio 2021, 2 euro in questa posizione, Caravaggio 1571-2021. Guardiamo i lati, dove troviamo statua della Città del Vaticano in basso, zecca, poi abbiamo moneta commemorativa 2 euro 2021 fondo specchio, tema della moneta, in alto sempre il tema della moneta, questi sono i lati della scatola, questo è il retro, dove troviamo lo stemma della Città del Vaticano, bellissima, devo dire scatola fatta veramente bene, mi piace tantissimo, molto molto bella. Guardiamo l'interno, dove troviamo la confezione, confezione in velluto color bordeaux come la divisionale, guardiamo lo stemma della Città del Vaticano con i filamenti dorati, molto bella, molto fine. Guardiamo l'interno, dove troviamo la moneta, il 2 euro commemorativo e il certificato. Diamo un'occhiata rapida al certificato, dove abbiamo la parte frontale, statua della Città del Vaticano a zecca, moneta commemorativa bimetallica da 2 euro e il tema della moneta, Conio 2021. Qui abbiamo il retro, certificato con 3 pagine, diciamo. Qui abbiamo 3 lingue all'interno, tedesco nella parte sinistra, italiano nella parte centrale e inglese nella parte destra. Diamo un'occhiata nella parte centrale, pontificato di Papa Francesco in questa posizione qui, anno 2021. Poi abbiamo moneta commemorativa bimetallica da 2 euro, tema 450° anniversario della nascita di Caravaggio, qui abbiamo la descrizione della moneta, poi abbiamo in basso tutti i dettagli tecnici in questa posizione qui, valore nominale 2 euro, diametro 25,75, peso 8,5 grammi, versione fondo specchio proof, eccolo qui, scultore Chiara Principe, incisore Uliana Pernazza, attenzione, tiratura 9300 esemplari, cioè 9300 pezzi, coniazione IPZS Italia, cioè zecca di Roma, attenzione a questo particolare, più che altro anche la tiratura perché sono molto poche. Andiamo a guardare la moneta più da vicino, gli diamo un'occhiata, moneta bellissima, qua schiacciamo, basta schiacciare che viene fuori la moneta perché è fatta con questo sistema, praticamente la parte più bassa per schiacciare per tirare fuori la moneta. Guardiamo la moneta con questa capsula poi spettacolare, moneta bellissima, nella parte centrale troviamo raffigurato il fanciullo con canestro di frutta, un particolare del dipinto ad olio del Caravaggio, veramente bellissima la moneta, fatta veramente bene. La scritta Città del Vaticano, che identifica una moneta del Vaticano, lo troviamo scritta ad arco in alto sul bordo del nucleo interno. Poi in questa posizione troviamo la scritta Caravaggio 1571-2021, fondo specchio, brilla tantissimo. E poi in questa posizione qui troviamo la lettera R che identifica la Z di Roma. Molto molto bella la moneta. Poi per quanto riguarda in questa posizione troviamo la scritta UP Inc, che è Uliana Pernazza, incisore, molto piccola, ma c'è in questa posizione. Come vi dicevo, moneta bellissima in fondo specchio, guardate che meraviglia, non ha nessun difetto, veramente fatta bene, cioè nessun difetto di conio. Qui abbiamo il valore 2 euro in questa posizione. Devo dire, carissimi amici, che quando io vedo una scatola fatta in questa maniera, una confezione fatta così, in questa maniera qui, e poi una moneta che viene presentata con una capsula così, devo dire che questa è arte pura, cioè veramente bellissima. Andiamo oltre la numismatica. Come vedete, una capsula fatta in questa maniera, molto grande, con la parte dove si centralizza la moneta, rende tantissimo, a differenza della moneta del Principato di Monaco, non so se ve ne siete resi conto. Veramente bella, è veramente bellissima, arte pura, ripeto ancora, qui parliamo di arte, non solo di numismatica. Complimenti a tutti quelli che ci hanno lavorato su questa moneta, ma soprattutto di come viene presentata la moneta, veramente bellissimo tutto, fatto veramente bene, complimenti ancora. Per quanto riguarda il valore della moneta, era uscito dalla zecca a 35 euro, oggi lo troviamo con un valore tra gli 80 e gli 85 euro.
purtroppo è già esaurita in molti posti, si fa molta fatica a trovarla. Su eBay, sui siti web comunque lo trovate sicuramente, però lo dovete pagare il triplo del valore, quasi del suo valore da quando è uscito dalla zecca. Come vi dicevo, tiratura 9300 pezzi, il valore in questo momento si aggira tra 80 e 85 euro. Ditemi cosa ne pensate della moneta, perché veramente dal mio punto di vista, non solo la moneta ma proprio come vengono presentate le monete in fondo specchio della città del Vaticano, sono delle opere d'arte. Ditemi poi anche voi cosa ne pensate. Niente, per oggi è tutto, io vi saluto, ciao e grazie a tutti.